Benvenuti da Effetti Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com, sito che vi invito a visitare, è ricco di aggiornamenti e analisi pubblicate quotidianamente. Vi ricordo anche che da oggi è disponibile il nostro servizio, il titolo del mese. Se volete avere maggiori informazioni per quello che riguarda questo prodotto potete contattarci ai riferimenti che trovate in questa pagina. Oggi andiamo a parlare di quello che sono i canali nell'analisi tecnica. Mi è stato chiesto infatti di fare un video a supporto di questo strumento e andremo ad esplorare le potenzialità dei canali con questi titoli per i quali mi è stata richiesta un'analisi. Che cosa è il canale, come si utilizza e quali proprietà ha. Sostanzialmente diciamo che il canale è una porzione di mercato compresa all'interno di due linee parallele. Può avere inclinazioni diverse, ovviamente può avere un'inclinazione positiva o negativa, ma non bisogna dimenticarsi che è corretto parlare di canale anche quando siamo nell'ambito di una fase laterale. Infatti una fase laterale viene compresa all'interno di due linee parallele. E anche se queste non hanno un'inclinazione ben precisa, la figura risultante conserva le stesse caratteristiche dei canali direzionati. Qual è il motivo per cui andiamo a tracciare un canale? Sostanzialmente è cercare di individuare appunto una porzione di grafico dove supporti e resistenze ci forniscono lo spunto per operazioni al rialzo o al ribasso. L'analisi tecnica ha come scopo principale quello di capire se la tendenza di fondo ha ancora spazio per continuare e ovviamente quindi anche se la tendenza di fondo perde forza, cercare di individuare quelli che sono i punti di inversione. Il canale si presta molto bene a questo tipo di approccio. Vi faccio vedere appunto, partiamo da OVS con questo canale laterale che i prezzi hanno disegnato a partire da la fine del 2015. Qui abbiamo semplicemente unito i due massimi praticamente allineati che i prezzi hanno appunto disegnato a partire dalla fine del 2015. Abbiamo tracciato una linea parallela che a mio avviso è corretto fare partire da questo minimo, ma che comunque potrebbe essere anche fatta a partire da questo altro minimo che è quello più basso rispetto alla nostra fase laterale. E in questi casi, nel dubbio, qui non voglio complicare troppo la situazione, però in questi casi nel dubbio può essere opportuno andare a guardare il grafico ad elementi settimanali, questo è un grafico a elementi giornalieri, per capire come si sono comportati i prezzi in prossimità della nostra linea di supporto. Qui vedete che dopo aver tracciato la nostra linea, praticamente non ci sono state, a parte un'occasione, chiusure settimanali al di sotto del supporto. Quindi questa linea, secondo me, è particolarmente rappresentativa e, come vi ho detto prima, nel momento in cui io identifico un canale, lo faccio perché cerco di capire quale può essere l'evoluzione del trend. In questo caso il canale era orizzontale, quindi immagino di essere compreso all'interno di una fascia di oscillazione laterale e faccio l'ipotesi che al superamento della parte alta verrà inviato un segnale di forza, in caso di violazione della parte bassa verrà inviato invece un segnale di debolezza. Questo è vero per i canali orientati e ovviamente anche per quelli orizzontali. In questo caso abbiamo visto che dopo una fase abbastanza prolungata di lotta in prossimità del supporto ne è avvenuta la violazione con i prezzi che hanno accelerato rapidamente verso il basso. Quando siamo in presenza di un canale, soprattutto se questo è un canale laterale, dobbiamo considerare questo come se fosse una fase in cui la volatilità, la forza del mercato si comprime. È una molla che si carica nel momento in cui c'è la violazione o la rottura di uno degli estremi, la forza che si è accumulata si libera in maniera brusca ed improvvisa. Infatti, vedete, c'è stata la realizzazione di questo gap ribassista. Dopo
Molto spesso la volatilità che il mercato esprime dopo il superamento di uno degli estremi del canale è proporzionale all'ampiezza del canale stesso. Quando dico proporzionale, intendo che misurata l'ampiezza del canale, se vado a proiettare questa dal punto di rottura, posso ottenere dei target raggiungibili dai prezzi. A mio avviso è sempre opportuno utilizzare tutti i riferimenti di Fibonacci quando si vanno a fare queste proiezioni. Su libri classici di analisi tecnica si legge che in queste situazioni si proietta l'ampiezza totale del movimento, quindi il 100%, ma a mio avviso è sempre utile andare a utilizzare tutti i riferimenti Fibonacci, quindi quelli fino al 100% e quelli successivi, perché li possiamo utilizzare come se fossero dei gradini. Superato un gradino si va al successivo, quindi abbiamo la possibilità, diciamo, di gestire meglio sicuramente le nostre operazioni. Qui avevamo un esempio di canale ribassista, scusatemi, un canale laterale. Adesso andiamo a vedere se nella parte più recente ci possono essere altri esempi utili anche al fine di andare a fare delle ipotesi sul futuro andamento dei prezzi. Anche qui possiamo tracciare una linea di supporto, quindi partiamo dal minimo più basso di questa fase, il minimo successivo che è stato incontrato a aprile ci fornisce il secondo punto dal quale tracciare la linea e in questo caso possiamo prendere la linea parallela e la fissiamo sul punto più distante in verticale rispetto alla nostra linea di base. Ovviamente nel caso di un canale di un trend rialzista procedo in questo modo perché quello che mi interessa è individuare il trend, in questo caso appunto il trend rialzista, e avere un'indicazione di quello che potrebbe essere un segnale di inversione o perlomeno di cambiamento della tendenza. Se dovesse realizzarsi la violazione della base del canale, quindi la discesa di sotto di area 2,40, avremmo un segnale di debolezza, invece la rottura al rialzo della parte alta del canale sarebbe un segnale di forza. Infatti non bisogna dimenticare che su un canale rialzista, se viene superato il lato alto, significa che i prezzi stanno accelerando rispetto al tasso di crescita che si è evidenziato fino a quel momento. In questo caso il canale ha fornito un'indicazione, se vogliamo, non perfetta, perché c'è stato il superamento sia del lato alto del canale che coincideva con il massimo del maggio dello scorso anno, a ridosso di questa linea si è però disegnata una figura ribassista, un doppio massimo. Molto spesso chi segue i video di FT Online lo ha sentito più volte. Quando siamo in presenza di un falso segnale rialzista o ribassista, in questo caso si parla di una bull trap, quindi una trappola per tori, il movimento successivo, quindi se c'è un tentativo di rottura in una direzione, ma questo non va a buon fine, qui è stato abbastanza evidente visto che appunto i prezzi hanno disegnato un doppio massimo proprio a ridosso della resistenza, la reazione nella direzione opposta di solito è abbastanza violenta, cosa che abbiamo visto anche in questo caso. In una situazione di questo genere può essere utile andare a tracciare la linea mediana del canale, quindi dividiamo il canale in due parti, ovviamente lo possiamo fare più o meno a occhio, in maniera più precisa, non facciamo altro che dividere effettivamente il canale in due metà, vedete la linea era praticamente posizionata correttamente, adesso l'aggiustiamo perché sia perfetta e la linea mediana del canale ci può fornire un'indicazione aggiuntiva perché se c'è il superamento dal basso verso l'alto, le aspettative sono ad un test della parte alta della fascia, se c'è invece la violazione, come è accaduto qui il 25 di giugno, della linea mediana, possiamo aspettarci un movimento nella parte bassa. Se utilizziamo il canale per operare, quindi se ipotizziamo che alla violazione della linea rossa ci sia un segnale di vendita, possiamo utilizzare la linea mediana come stop loss. Infatti abbiamo detto che quello che ci aspettiamo è che tendenzialmente dopo la violazione della base di un canale ci si possa immaginare un movimento del 100%, anche se vi ho suggerito di guardare poi tutti i livelli intermedi,
Quindi, se noi utilizziamo come target il 100% di proiezione, posizioniamo lo stop loss al 50%, perché la mediana del canale è quindi il 50% circa rispetto all'ampiezza del target, avremo sempre delle operazioni con un rapporto 2 a 1, quindi favorevole, diciamo, al mantenimento del capitale. Per quello che riguarda OVS, quindi possiamo dire che al di sopra di 2,65, 2,66 ci sarebbe spazio per tornare su questi massimi. Alla rottura poi di quei massimi avremo un'indicazione di forza per il test di area 3,13, 3,15. Sotto la linea rossa invece potrebbe svilupparsi una fase negativa. Molto spesso, quando i prezzi si muovono all'interno di un canale, questo va considerato un elemento correttivo, nel senso che se le oscillazioni sono contenute da due linee parallele, è probabile che siamo in presenza di quello che si chiama un flag, una bandiera di correzione, ovvero sia una pausa temporanea del trend che però non viene invertito. E quindi possiamo aspettarci che ci sia la ripresa del trend precedente. Questo perché quando si sviluppano dei movimenti di tendenza, quindi quando c'è effettivamente un movimento con una tendenza ben strutturata, difficilmente i prezzi rimangono all'interno del canale. Ci sarà sempre una fase che tende ad uscire rispetto alle due linee parallele. Adesso vi faccio vedere magari degli esempi su altri grafici. Passiamo, qui volevo solo evidenziarvi come ci sia stata la realizzazione di questo bel test a spalle ribassista. Ormai ovviamente è storia, ma solo da un punto di vista così di informazione, vedete come ci sia stato questo bel test a spalle a sormontare questa fase rialzista. Andiamo adesso a guardare Prismian, che oggi peraltro è in netto rialzo, se non sbaglio ha superato anche i massimi di area 61, quindi si è lasciato alle spalle questa fase laterale. Nel caso di Prismian possiamo andare a vedere quello che vi stavo dicendo. Se prendiamo come riferimento il minimo del 2020, tracciamo una linea che contiene i minimi e poi andiamo a tracciare la linea parallela, sempre partendo dal massimo più distante come distanza verticale rispetto alla linea di base, otteniamo una linea di resistenza. In questo caso la nostra linea di resistenza è stata superata qui a marzo. Come vi dicevo, il superamento del limite superiore di un canale crescente ci dice che la forza del trend sta aumentando. Quindi, come vedete, quando c'è una tendenza ben strutturata, difficilmente i prezzi rimangono all'interno del canale. Che cosa può succedere? Che alla rottura, al rialzo del nostro canale crescente, ci sia la prospettiva di un movimento almeno di ampiezza pari a quella del canale proiettata dal punto di rottura. In questo caso la nostra proiezione dell'ampiezza del canale dal punto di rottura del 100% ci ha fornito la resistenza contro la quale si sono fermati i prezzi a fine maggio. Ripeto, se non sbaglio, oggi abbiamo una rottura di area 61-61,50, quindi è possibile, se questa rottura verrà confermata in chiusura di seduta, che si proceda al test del livello successivo, quello del 161,8% di proiezione, a 70 euro circa. Viceversa, se questa resistenza a 61,50 dovesse confermarsi valida, magari dopo un tentativo, quello di oggi, di superarla, domani i prezzi dovessero rientrare al di sotto, quindi avremo un nuovo caso di bull trap, potrebbe essere che da questi livelli parte un return move verso la nostra linea superiore del canale. Infatti, una volta superate queste linee, sia quella superiore che quella inferiore, tendono a riproporsi come livello di supporto o di resistenza. Vedete qui alla rottura abbiamo
della linea superiore c'è stato un temporaneo allontanamento, poi la linea ha continuato a funzionare come supporto per una decina di sedute fino a che i prezzi non si sono allontanati definitivamente al rialzo. Quindi anche per le linee parallele, diciamo non quella originaria che forma il canale, ma la sua parallela, vale il concetto che un livello di resistenza una volta superato diventa supporto e viceversa. Andiamo a guardare il caso di reply. Qui abbiamo una tendenza particolarmente violenta di rialzo che è partita dai minimi del 2020. Anche in questo caso, se andiamo a prendere il primo movimento che si è realizzato, cioè prendiamo questi due minimi, tracciamo la nostra linea e poi la parallela. Vedete, a un certo punto i prezzi sono usciti superando il lato alto del canale. Per 2 mesi circa hanno continuato ad oscillare attorno alla linea, poi l'hanno superata definitivamente fino a che non sono tornati a testarla dall'alto. Se prendiamo l'ampiezza del nostro canale e la proiettiamo dal punto di rottura che è avvenuto più o meno in questa zona, ottenevamo un primo target qui in area 175, in questo caso è stato superato. La seconda volta che i prezzi hanno superato dopo essere rientrati il canale, quindi dopo il secondo contatto, ancora una volta sono andati molto vicini a fare il 100% di proiezione. Quindi il canale funziona come strumento di previsione non solo quando i prezzi ne rimangono all'interno, ma è molto utile anche quando i prezzi escono da quello che era il canale originario. Questo proprio perché quando c'è questa situazione di uscita vuol dire che la tendenza sta acquistando forza. Ovviamente è un ottimo segnale per intraprendere posizioni, in questo caso a rialzo, se non si è già intervenuti in passato e se dopo un movimento così importante si ha paura di tornare a cavalcare il rialzo perché c'è il timore che sia, tra virgolette, stato già eccessivo, abbia già diciamo, fornito tutto il potenziale, abbia già esaurito il suo potenziale. Ci sono invece dei casi, come dicevamo prima, dove il canale, se viene rispettato nei suoi estremi, diventa un elemento che ci fa capire se non c'è la rottura decisa di uno dei due limiti, diventa un elemento non di tendenza, quindi correttivo. In questo caso, che cosa abbiamo visto? Dopo aver disegnato il canale, vi ricordo che questo è il primo punto e questo è il secondo punto sul quale tracciamo la linea, in questo caso la linea superiore, visto che è una tendenza ribassista. Poi dal minimo intermedio andiamo a tracciare la parallela dal momento, da questo momento in poi, sostanzialmente da questa linea verticale in poi, il canale inizia a fornirci informazioni su quello che è il potenziale del movimento. Qui abbiamo visto un primo test e un rimbalzo. Un secondo test e nuovamente un rimbalzo, e notiamo che proprio a ridosso di questa linea di supporto è comparso un altro test a spalle rialzista. Quindi ancora una volta una figura di inversione appoggiata su un supporto importante, alla rottura del neckline del test a spalle e poi ovviamente del lato alto del canale, abbiamo avuto un nuovo segnale di forza. Attualmente, se prendiamo l'ampiezza del canale e la proiettiamo dal punto di rottura, vediamo arrivati, abbiamo superato il 100%, abbiamo superato il 161,8%, siamo arrivati circa sul 261,8%. In questo caso, ovviamente, può essere molto utile andare a combinare il nostro set di proiezioni con anche i ritracciamenti del movimento precedente per capire se ci sono delle aree comuni di resistenza o supporto. Qui aveva funzionato bene sia il 38,2 come resistenza, c'era stato questo massimo, sia il 50%,
Anche in questo caso avevamo visto un massimo e poi una flessione, e quindi è plausibile che se ci sarà il superamento di questa resistenza, che comunque è importante, la nostra linea rossa, ci sia poi il test anche del 61,8% retracement. Viceversa, se i prezzi dovessero scendere al di sotto della trend line di base che possiamo disegnare, possiamo immaginare che si vada a sviluppare un movimento ribassista che potrebbe essere di ampiezza proporzionale al canale crescente che ho disegnato. Ricordo che è sempre utile, dopo aver disegnato un canale, quindi da questo momento in poi noi abbiamo il nostro canale come riferimento. È sempre utile anche andare a tracciare la linea mediana che ci fornisce indicazioni su quello che può essere il comportamento dei prezzi all'interno del canale. Quindi le due linee estreme ovviamente ci danno un'indicazione di quello che può essere il movimento dei prezzi una volta uscite dal canale. La mediana invece ci dice che fino a che rimaniamo al di sotto della linea mediana stessa, che qui è stata testata come vedete per 3 sedute, è più probabile un movimento verso la parte bassa della fascia, al superamento della linea mediana invece è più probabile un movimento verso la parte alta della fascia. Fiera Milano, andiamo a vedere se ci sono delle cose interessanti che possiamo dire. Attualmente è in una fase sostanzialmente laterale. In questo caso, essendo su una fase laterale, possiamo andare a disegnare un canale di questo tipo, che ci dà un'idea di quello che potrebbero essere i prossimi livelli di supporto e resistenza. Ovviamente sotto 3,37 abbiamo un'indicazione di debolezza, sopra area 3,98 e 3,99 un'indicazione di forza. Qui in passato abbiamo visto ad esempio questo movimento, che è un movimento che si può considerare correttivo per più di un motivo. Diciamo che sostanzialmente, intanto vediamo che è stato contenuto perfettamente all'interno di questo canale, quindi questi sono i punti che abbiamo utilizzato per disegnare le nostre linee, i due punti della linea di base. Il punto intermedio ovviamente è quello dal quale parte la parallela poi ha intercettato perfettamente questo massimo. Alla violazione della mediana siamo scesi sulla testare la base. Una volta violata la base, un'idea di quello che era il potenziale movimento ce la potevamo fare andando a prendere l'ampiezza del canale, proiettandola dal punto di rottura. In questo caso, vedete, il target raggiunto a ottobre del 2020 coincide esattamente col 100% di proiezione. Quel supporto, tra l'altro, poi è stato testato nuovamente anche a fine dello scorso anno. Qui vi dicevo perché si parla di un movimento correttivo, perché c'è stato un forte rialzo, una prima fase discendente. Se la fase successiva è contenuta all'interno di un canale, possiamo immaginare di essere con probabilità molto elevata all'interno di una correzione di tipo flat. Questa tipologia di correzione, qui c'è un trend rialzista, prima fase correttiva denominata onda A, fase di rimbalzo come vedete in 3 segmenti che si identifica come onda B, al superamento della alla violazione della base del canale possiamo immaginare che si realizzi un'onda C che va a terminare la nostra fase correttiva. Come vedete, la porzione intermedia è formata appunto da 3 segmenti come nel disegno che vi ho fatto vedere prima. Quindi questo era un rialzo correttivo, perché abbiamo detto che di solito i movimenti contenuti all'interno di un canale sono da considerare correttivi. La fase successiva, quella che abbiamo visto qua, potrebbe essere considerata un canale laterale, quindi sostanzialmente, vista la prima
precedente fase ribassista, potremmo considerarlo un doppio minimo, il tentativo di superamento della parte alta della fascia non è andato a buon fine, quindi per adesso si è risolto in una ulteriore situazione di bull trap. Vedete la candela settimanale che ha effettuato la rottura della nostra linea di resistenza orizzontale è stata seguita da una candela di segno opposto che l'ha incorporata. Quindi la classica situazione bearish engulfing. Per il momento però non ci siamo allontanati dall'area di resistenza di 4,15 in maniera rilevante, più o meno è stato ritracciato poco più di un terzo del movimento precedente. Siamo fermati esattamente sul 38,2% di retracement, quindi è ancora possibile un nuovo tentativo di superare area 4,15-4,20. Se quello dovesse andare in porto, potremmo aspettarci un movimento fino a 6,50, che è la nostra proiezione del 100% dell'ampiezza del doppio minimo, e possiamo anche identificare dei livelli di resistenza intermedi che sono dati dai numeri di Fibonacci proiettati appunto dalla linea di resistenza. Quindi avremo una prima resistenza a 5 euro, una successiva circa a 5,60 e poi quella a 6,50. Infine andiamo a guardare questo titolo Xprivia, che è destinato a scomparire dal mercato. Infatti, come vi ho riportato in questa nota, è stata deliberata la fusione per incorporazione di Xprivia in Abaco 3, e nel corso del terzo trimestre sarà completata questa operazione e verrà delistato, quindi Xprivia. In passato abbiamo visto dei movimenti da un punto di vista della nostra analisi che potrebbero essere considerati interessanti. Se tracciamo questa linea superiore e andiamo a tracciare la parallela dal minimo intermedio rispetto alla nostra linea originale, vedete più o meno effettivamente i prezzi sono mossi fino a quando non c'è stata la rottura della parte alta all'interno di questa fascia. E se andiamo a guardare all'interno di questi movimenti, troviamo degli esempi sia di canali laterali, quindi doppi massimi, doppi minimi, o anche di flag correttivo. Qui ad esempio, si è sviluppato questo movimento vedete, i prezzi non sono usciti dalla nostra fascia, quindi voleva dire che questo movimento non era un movimento di tendenza. In realtà, alla violazione della base del canale non c'è stato un movimento particolarmente esteso, poi effettivamente i prezzi sono riusciti, superando la nostra linea di tendenza ribassista, a partire al rialzo. Ma qui era chiaro, dal momento che non si era realizzata uno sfondamento della parte alta, quindi non c'era stata un'accelerazione, un segnale di forza, era evidente che questo movimento non era destinato a proseguire, a fornire lo spunto per la ripresa del rialzo. Possiamo anche andare a vedere se c'è stata l'indicazione di un target. Prendiamo quindi la nostra ampiezza del canale, la proiettiamo sempre dal punto di rottura e vedete che il target raggiunto dai minimi del 28 di ottobre coincide quasi esattamente con la proiezione del 61,8% dell'ampiezza del nostro canale, appunto, dal livello di violazione della sua base. Quindi non è stato raggiunto il 100%, ma il target che si è su quale sono appoggiati i prezzi coincide appunto con il nostro livello di Fibonacci, forse il più significativo, il più importante. Come sempre, se ci sono ulteriori
punti da chiarire, o se avete ulteriori curiosità potete tranquillamente contattarci scrivendo un commento al video, oppure vi suggerisco di iscrivervi, se non l'avete già fatto, al nostro canale Telegram, anzi ai nostri canali Telegram MegaTrader, Econo Trading Site, dove abbiamo anche degli spunti operativi intraday e trading azioni di FTA online, dove potete vedere i nostri contenuti, ma soprattutto commentarli facendo ulteriori richieste. Grazie per l'attenzione, buona giornata.